Electrolux ancora silenzio dal ministero sul vertice di metà gennaio, ma in questa battaglia non siamo soli, dice Zaia. Un circolo in ogni comune, il nuovo centrodestra si prepara alle elezioni di primavera e apre alle alleanze. Adozioni in Congo, Marco è rientrato a Preganziò, il momento drammatico, dice Francesca, tornerà senza nostro figlio. A Treviso, bottiglia incendiaria nella notte contro la sede simbolo dei disobbedienti, domani in prefettura vertice su ZTL. Trasferimento dei vigili del fuoco all'ex Salsa, il nuovo comandante provinciale è prudente, opportunità ma da valutare bene, dice. A San Biagio, Fan e Vin solidale degli alpini che hanno raccolto offerte a favore del fondo per i veneti schiacciati dalla crisi. Buonasera dalla redazione di TG Treviso, in apertura dunque la pagina economica. Molte attività hanno ripreso il lavoro oggi dopo la pausa legata alle festività. Apriamo con la crisi dell'Electrolux e il richiamo del governatore Zaia al ministro Zanonato, perché ancora tutto tace rispetto al vertice previsto per la metà del mese. Crisi Electrolux si brancola ancora nel buio. A tutt'oggi è ancora silente il governo sul previsto tavolo istituzionale promesso già 2 mesi fa dal ministro dello sviluppo Flavio Zanonato. Incontro che si sarebbe dovuto tenere a metà gennaio e per il quale il governatore del Veneto è ancora in attesa della convocazione capitolina. Al momento io non ho notizie, il problema è che sono già passati più di 2 mesi, stiamo parlando di una multinazionale che ha oltre 6.000 lavoratori in Italia e interessi variegati, perché peraltro risponde a interessi quali aziende famose come Alfa Laval, Ericsson, e 6.000 lavoratori dei quali 1.600 sono messi in discussione di fatto. Oltre 600 dipendenti a rischio a Susegana. A metà novembre scorso, quando era nata la promessa dell'incontro, tutta la marca si era mobilitata per il destino economico dell'assetto produttivo della provincia e delle conseguenti ricadute occupazionali dei lavoratori con le rispettive famiglie. Noi non possiamo rinunciare ad Electrolux, non solo per il lavoro che queste famiglie hanno, ma per tutto un sistema di indotto di distretto industriale che è cresciuto attorno a Electrolux in quel di Susegana. Siamo 4 governatori, sottoscritto Deborah Serracchiani, Vasco Errani e Roberto Maroni, e assolutamente monolitici nel portare avanti questa battaglia. E di lavoro e impresa hanno parlato questa mattina anche i rappresentanti del nuovo centrodestra che si sta già muovendo in vista delle elezioni di primavera. Circoli in ogni comune per poi presentarsi alle elezioni amministrative di primavera, un movimento che nasca dal basso e che dal basso elegga i suoi rappresentanti attraverso le primarie, non come era avvenuto con Forza Italia. Sorto da poche settimane intorno alla figura del vice premier Angelino Alfano, il nuovo centrodestra si sta già muovendo, raccogliendo in Veneto buona parte dei suoi consensi. Il modello organizzativo è quello di liberi circoli che si formano nel territorio e che poi danno luogo dal basso a organismi di carattere provinciale e regionale, una sorta di modello federale di partito. Ci proponiamo come obiettivo quello di avere almeno un circolo per comune, naturalmente nei centri più grossi potranno sorgere, anzi è auspicabile che sorgano anche più circoli. Ci sono molti amministratori che hanno già dato l'adesione al nostro partito, quindi noi partiremo da questi. Alle elezioni europee il nuovo partito punterà sull'uscente Antonio Cancian. Abbiamo 2 o 3 mesi di tempo per arrivare ad una organizzazione provinciale. Partiamo cercando di aggregare dal territorio quello che è questo nuovo centrodestra. Noi dobbiamo parlare al territorio, comune per comune, frazione per frazione. Se riusciamo in questa sfida, io credo che potremmo raggiungere obiettivi importanti. I giovani innanzitutto, ma anche chi non ha votato o ha espresso un voto di protesta. Queste le categorie da intercettare. Lavoro e riforma elettorale i primi obiettivi. Nei comuni il partito è pronto ad alleanze sia con la nuova Forza Italia che con il Carroccio. La Lega è un interlocutore naturale perché è nella coalizione di centrodestra. Quello che conta è che la coalizione abbia una cifra moderata però, perché per essere maggioritaria, per rappresentare quella potenza, maggioranza di veneti e di italiani, deve avere un'identità prevalentemente moderata. E di comuni al voto e taglio delle province ha parlato oggi a Linea Diretta il numero 1 di Sant'Artemio, Leonardo Muraro, che è intervenuto anche sul blocco antismog a Treviso. Solo una mossa mediatica, ha detto.
L'ordine deve essere prioritario, ZTL se uno dei giovani si può capire anche l'esuberanza dei giovani, però fare cose contro le normative non devono essere fatte. Io se fossi stato, lei. Se fossi stato il sindaco avrei subito chiamato il prefetto e il questore, avrei chiamato la cellere, la nota cellere di Padova per fare la liberazione di quello che è un bene pubblico. Lo smog non lo elimini togliendo, dando l'impossibilità alle persone di muoversi in macchina. Devono essere fatte azioni strutturali. Noi abbiamo, sono tre anni che sosteniamo, paghiamo dei contributi per coloro che cambiano per esempio le caldaie, togliendo le caldaie a nafta pesante o a combustibili altamente inquinanti, per dando la possibilità attraverso un contributo di sostituire con la caldaia a nafta con una caldaia. Quindi colpire le auto è un falso problema? Sì, solo mediatico, per dimostrare una sensibilità, però tu i dati di analisi fatte dimostrano chiaramente che non diminuisce di un milligrammo l'inquinamento, chiudendo anche 8 ore al traffico di una città. Sicuramente quello della vigneta sarebbe il massimo, tipo l'Austria o tipo anche la Svizzera sarebbe il massimo. Non so se noi abbiamo un sistema così proiettato e abbiamo una possibilità di farlo immediatamente, però la vigneta sarebbe assolutamente il massimo. Oppure l'altra proposta può essere quella anche di catalogare nelle fasce di residenza, facendo delle parziali esenzioni per il traffico locale a rispetto di quello che è un traffico di attraversamento. È rientrato nel pomeriggio a Preganziol Marco Morandin, bloccato a lungo in Congo insieme alla moglie Francesca Bortolina e il figlioletto adottivo di appena 14 mesi. Anche lei a breve farà rientro in Italia, ma senza il piccolo. Sono tornato prima di Francesca perché avevo degli impegni di lavoro che non potevo più rimandare, ha detto Marco. Credo però che anche mia moglie dovrà partire a breve, tra qualche giorno, purtroppo senza Simone, che speriamo di riabbracciare presto. Il momento per noi è difficile e drammatico, conclude. Lasciare Simone è davvero doloroso, ma abbiamo fiducia nelle istituzioni congolesi e italiane, credendo che sapranno agire per il bene dei nostri figli. Ora parliamo della nebbia, di nuovo della nebbia che ha creato una vera e propria emergenza all'aeroporto Canova, voli in partenza e arrivo ancora una volta dirottati su Venezia e Trieste. Disagi per la nebbia, intendo? Ah, in teoria no, non ci hanno ancora detto niente, almeno. Infatti. A che ora dovreste partire? Alle 1.40. Da quanto tempo sta aspettando di partire? L'aereo dovrebbe partire alle 13, però l'hanno spostato alle 15, quindi vediamo quando effettivamente parte, non sappiamo ancora. Dove deve andare? A Cluj, Romania. Da tanto che stai aspettando? Beh, da più di un'ora, da Londra, è sceso a Trieste e sto aspettando che arrivi qui con l'autobus. Probabile che si andrà a Venezia, se atterrano a Venezia e si può ripartire. Causa nebbia da questa mattina a Treviso fortissimi disagi perché aveva previsto di prendere un aereo. La maggior parte dei voli in partenza e in arrivo dal Canova sono stati dirottati verso lo scalo veneziano Marco Polo di Tessera e diversi altri, ma solo in arrivo, verso Ronchi dei Legionari a Trieste. Disagi inspiegabili per i passeggeri, all'oscuro fino all'imbarco, che non sarebbero partiti da Treviso. Cosa vi hanno detto dall'aeroporto per via della nebbia? Sarà ritardo di quasi 2 ore e mezzo. Quindi si parte da qua o è previsto anche che si possa partire da Venezia? Si parte da qua, le hanno detto. Al Canova, bloccati causa nebbia anche i Los Locos. Ancora non sappiamo niente, la nebbia c'è, ma speriamo che si possa partire, altrimenti è un guaio. Il problema per Treviso è sempre lo stesso, il ritardo con cui ENAC ed ENAV concedono a piloti ed aeromobili di poter decollare e atterrare con forte nebbia. Chissà che la licenza quarantennale concessa di recente, a fine ottobre scorso, al Canova dal Ministero dei Trasporti aiuti a sbloccare questa situazione, è il caso di dire, di stallo. E la nebbia è stata responsabile stamattina anche del grave incidente che si è verificato sulla Castellana poco dopo le 7 a Paese, dove si sono scontrati un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente di quest'ultimo, un 47enne di Quinto, che ha riportato una grave ferita a una gamba ed è stato trasportato al Caffoncello per gli accertamenti del caso. Si stava recando al lavoro, ha riportato la frattura esposta del femore sinistro, fratture alle costole e traumi vertebrali, per lui una prognosi di ben 75 giorni. E ora torniamo a parlare di ZTL. Domani mattina in prefettura un tavolo tecnico per affrontare il nodo dell'occupazione dell'ex Filt. Intanto la tensione sale perché nella notte ignoti hanno lanciato una bottiglia incendiaria contro la casa dei beni comuni.
nessuno ha paura, nessuno è intimidito, però sia chiaro che questi episodi devono finire. Una bottiglia Molotov contro la Casa dei Beni Comuni in via Zermanesi a Treviso, sede della DL Cobas e punto di riferimento cittadino per l'estrema sinistra e il mondo dei disobbedienti, l'attentato incendiario nella notte. Questa mattina, quando siamo venuti a aprire qui la Casa dei Beni Comuni, abbiamo trovato i resti dei vetri e del pavimento annerito causati da una bottiglia Molotov che è stata lanciata nella notte, evidentemente tra ieri e oggi, all'interno del giardino della Casa dei Beni Comuni. È sicuramente un episodio molto grave, un tentativo evidente di intimidire un'esperienza come quella della Casa dei Beni Comuni, che ormai da più di 2 anni esiste a Treviso, ospita insomma moltissime attività che evidentemente danno fastidio. I resti della bottiglia, compreso il collo con lo stoppino per accenderla, sono stati repertati dalla polizia e inviati alla scientifica per i rilievi. Alcuni soggetti sarebbero già stati sentiti dagli investigatori. Difficile non collegare l'episodio all'occupazione in corso all'ex Filt da parte di ZTL, che domani mattina sarà discussa in prefettura. I destinatari della Molotov sono certi, tutti dicono sanno chi è stato. Sono questi ambienti dell'estrema destra trevigiana che evidentemente hanno pensato di intimidire o di cercare di intimidire appunto questa esperienza, alzando il livello, e per chi fa azioni come questa con la Molotov si pone al di fuori e deve essere tenuto al di fuori della dialettica democratica, e chi di dovere deve intervenire. Un 40enne di Farra di Soligo e un 39enne di Pieve sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto per furto aggravato. I due sono stati sorpresi nel tardo pomeriggio di ieri mentre rubavano infissi e pavimenti da un annesso di un'abitazione di Refrontolo. Entrambi si trovano ora agli arresti domiciliari. I ladri stavano smontando una casetta e caricando la refurtiva su un carrello. Assi e infissi sono stati recuperati e restituiti poi al proprietario. Oggi presentazione per il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Nicola Micele. È prudente sull'ipotesi di trasferimento dei pompieri all'ex caserma Salsa di Santa Maria del Rovere. Il nodo della sede tra le prime questioni da affrontare per il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Nicola Micele, ingegnere, 46 anni, la marca la conosce già molto bene. Sul trasferimento dei pompieri all'ex caserma Salsa, come vorrebbe il Ministero, per abbattere l'affitto della sede di via Santa Barbara, è cauto. Quello della caserma Salsa io ritengo debba essere un'opportunità. Abbiamo a disposizione questo stabile. Siamo consapevoli però che questo stabile necessita di interventi di ristrutturazione per poter essere utilizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco e necessita anche di un'attività di concerto con l'amministrazione comunale, perché siamo consapevoli del fatto che un eventuale spostamento avrebbe un impatto, diciamo, sul centro storico della città di Treviso. La professionalità del personale, 328 gli uomini in organico, 130 i volontari, e la sinergia con le altre forze dell'ordine e le istituzioni, questi i cardini su cui si basa, secondo il nuovo comandante, l'efficienza del corpo a livello provinciale. Vigili del Fuoco impegnati anche nell'ultimo fine settimana sul fronte del maltempo e del rischio alluvioni. Quello che noi possiamo fare come Comando dei Vigili del Fuoco è essere preparati per poter affrontare questo tipo di emergenze. Molto si deve fare anche sulla parte di prevenzione, ma questo non compete al Comando dei Vigili del Fuoco. Ecco. Restiamo a Treviso, è tornata in vigore l'ordinanza anti-smog, ma oggi si è parlato anche di sicurezza e dell'installazione prossima delle telecamere in cimitero. Lo sai che da oggi a Treviso c'è il blocco del traffico? No, non lo sapevo. Adesso sono appena rientrato alle vacanze, quindi no, non lo sapevo. No, non lo sapevo. Io ho la macchina regolare, quindi posso... Perché non si può circolare, non posso? È una cosa assurda comunque, su una cittadina così una cosa assurda. È partita a Treviso città la lotta allo smog. Blocco del traffico fino alle auto Euro 2 dalle 8.30 alle 18, con una deroga intervallo dalle 12 alle 14.30 e monitorato dai controlli della polizia locale mobile.
ma da Castugana avvertono: siccome l'anno scorso si supererà in soli 2 mesi previsto il limite dei 35 sforamenti, il provvedimento potrebbe essere ancora più restrittivo. Che euro è la tua macchina? Credo 3. Può ancora circolare. Ah, ok. Grazie. Se la qualità dell'aria dovesse peggiorare, si potrebbe prevedere anche lo stop ai diesel euro 3. E togliendo le auto e i relativi 25 parcheggi degli abbonati da Piazza Rinaldi e Piazza San Francesco, in città si torna a parlare di nuova pedonalizzazione. Mentre, in materia di sicurezza, dopo i furti e i raid avvenuti nei giorni scorsi al Cimitero Maggiore, telecamere in arrivo tanto al San Lazzaro quanto al Camposanto di Monigo. Con il Contarina siamo già in contatto per installare delle telecamere fisse agli ingressi dei cimiteri, del Cimitero Maggiore innanzitutto, per impedire che si verifichino ancora quegli spiacevoli episodi che condanniamo. E ora andiamo a vedere le immagini del Panevin di San Biagio di Callalta, un Panevin solidale dal momento che è stata organizzata una raccolta di offerte per il Fondo per i Veneti schiacciati dalla crisi. Raccolta fondi per i veneti schiacciati dalla crisi al Panevin di San Biagio di Callalta, organizzato dagli alpini della locale sezione e dai volontari della protezione civile. Vedi, le faville stanno andando alte, belle e dritte, quindi si deve ancora esprimere bene. Attualmente sarebbe un anno di assestamento, perché non prende ancora nessuna direzione. Vedi? Guarda sono che dritto. Dritte, sono dritte. Talmente dritte che non si può ancora esprimere. Non dire non è a destra né a sinistra. È a sinistra. E dopo tanto tribolare ogni dubbio è sciolto. A parlare sono sempre loro, le faville, che guardano dritto, prediligendo buona sorte. Come sarà l'anno 2014 vista buono, la sua esperienza? Buono, buono. Avete sentito per buono perché il fumo non va né a destra né a sinistra, va alto dritto. Vuol dire che sarà un anno asciutto. Buono. Dio. Lavorare bisogna, però un buon auspicio. Oh, senza dubbio. Panevin è benedetto poco prima dal prete del paese, Don Massimo. Tutta San Biagio presente al Panevin con la Befana a deliziare i bimbi distribuendo regali e dolcetti e non solo carbone. Tra gli invitati speciali ovviamente la nostra Mirella Tuzzato, che domani, puntuale come ogni mercoledì, riaprirà il banco alimentare. Tutta l'informazione di Rete Veneta lo sapete anche sul web, seguiteci sul sito www.reteveneta.it e tramite gli aggiornamenti costanti via Facebook e Twitter. Le nostre trasmissioni, le edizioni complete dei TG e anche Focus sono interamente visibili sul sito www.reteveneta.it e tramite la nostra application gratuita per telefonini. Riprende la settimana di Focus, come sempre alle 21.05 con gli ospiti e i vostri sms. In studio col direttore Luigi Bacialli ci saranno Bruno Cesaro, Pino Rossi, Antonella Tocchetto, Massimiliano Barison, Sante Carraro e Mirko Lorenzona. Anche questa sera non perdete dunque l'appuntamento con il nostro talk e inviate numerosi i vostri sms. È tutto anche per questa edizione di TG Treviso, vi lascio questa sera le immagini dei presepi della 13ª mostra di Strana organizzata dall'associazione La Greppia. Una buona serata a tutti, arrivederci. E facciamo tutti gli anni la mostra dei presepi, siamo alla 13ª, quest'anno ne abbiamo grosso modo 130. Aveste fideles, legi triunfantes, veni. Quest'anno aiutiamo Suor Anna Bacchion, è una suora missionaria della Consolata, opera a Gibuti, è in Africa ed è vicino, confina con l'Etiopia. Aiuta la gente che scappa dalla guerra in Etiopia, li soccorre, li aiuta sia per il mangiare, sia per il vestire, sia come medicine. L'abbiamo ritenuto una cosa giusta e lo facciamo volentieri.